Carissimi amici di Teleacras, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Osservatorio Sportivo. L'Acragas torna dalla trasferta contro il comprensorio Montalto con un pareggio a reti bianche. Ultime quattro partite, soli due punti per la formazione di Pino Rigoli. Parleremo e apriremo il punto sul campionato di Serie D e molto altro insieme ai nostri ospiti. Abbiamo Matteo Colucci, che non ha bisogno di presentazioni, ex calciatore dell'Acragas e allenatore. Buonasera. Buonasera ad Angelo Gelo, giornalista di Agrigento Sport e di Radio Vela. Buonasera Angelo. Davide Saia è qui con noi come ogni lunedì. Buonasera Davide. Buonasera. Andiamo a vedere subito la clip con quello che è successo nel match tra Comprensorio Montalto ed Acragas per poi fare il punto della situazione. Prego Gigi. Come here, baby. Un pareggio dopo due sconfitte consecutive che ridimensiona le ambizioni e il carattere dei biancazzurri. Possiamo leggere così lo 0-0 imposto ai giganti da un buon Comprensorio Montalto. A Romulo Di Magro, striscioni biancazzurri sottosopra per la protesta messa in atto dagli ultras acragantini nei confronti della squadra. Pino Rigoli, a fronte delle tante assenze, manda in campo Valenti, difesa a 4 con De Rossi, Fontana, Chiavaro e Parisi, centrocampo a 3 con Aprile, Assensio e Giuffrida, a cui è stata affidata la fascia di capitano, tridente con Arena, Savanarola e Nassi. Il primo tempo racconta di una partita dai ritmi bassi e spezzato spesso dai tanti falli tattici che non favoriscono lo spettacolo. Acragas pericoloso con i calci da fermo. Ci prova due volte Chiavaro con la sua solita bomba che finisce prima smorzata dalla barriera e poi a lato, alla destra di Ramunno. Il Montalto si rende pericoloso con un angolo battuto dalla destra che attraversa tutta l'area creando qualche brivido per la retroguardia agrigentina. Ancora Montalto pericoloso. Assist dalla sinistra e colpo di testa di Piemontese che da buona posizione mette a lato. Ci prova anche Arena da posizione defilata, il suo destro pennellato in aria viene allontanato coi pugni da Ramunno. Sugli sviluppi Assensio non riesce a concretizzare l'occasione. Il secondo tempo si apre con due sortite pericolose del Montalto, firmate sempre da un ottimo Piemontese. La prima bloccata a terra da un ottimo Valenti. La seconda finisce invece sull'esterno della rete. Ci prova sempre Arena su punizione, ma il suo destro finisce di poco accanto il palo di Ramunno. Ramunno che si fa trovare pronto nuovamente sul tiro dalla distanza del fantasista agrigentino. Fuori Nassi e dentro Saraniti che non riesce a girare in rete l'assist di Savanarola. Un paio di scialbe occasioni per parte completano la cronaca di un match che dopo il triplice fischio si innervosisce. Finisce così un risultato che certifica il difficile periodo di un Acragas in crisi di risultati e di identità che non trova la vittoria ormai da quattro partite consecutive. Ecco, prima di aprire il dibattito su quello che succede all'Acragas, direi di leggere subito i risultati di questo 23° turno del girone I della Serie D. L'Agropoli, che sarà il prossimo avversario dell'Acragas, ha battuto il Pomigliano per 2-1. Pareggio tra Batti Pagliese e Nuova Gioiese. Cavese Savoia si chiude con un roboante 3-3, di nuovo il Savoia dopo la trasferta di Messina riesce a recuperare uno svantaggio di 3 reti. Comprensorio Montalto Acragas 0-0, Interreggio Torrecuso 0-0, Orlandina Rente 1-3, Noto Messina 0-0, Ragusa Licata finisce a tavolino a favore degli ospiti, Vibonese Due Torri 1-1. Andiamo a leggere la classifica che porta il Savoia a quota 57 punti, segue l'Acragas a quota 48, la Batti Pagliese a quota 41, nonostante la sovraimpressione, la dia a quota 38. La Cavese segue a 39 insieme all'Agropoli, Torrecuso 38, Nuova Gioiese 37, Noto 34, Montalto 31, Interreggio 29, Pomigliano e Orlandina 28, Due Torri Messina 23, insieme alla Vibonese Rende 18, chiudono Licata a quota 10 punti e il Ragusa a quota 3. Chiederei anzitutto a Davide Saia di analizzare questo risultato, ancora un risultato negativo nonostante parliamo di un pareggio. Cosa succede all'Acragas? Succede che non si vince più da quattro giornate, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Tante le assenze non bastano come giustificazioni per questo periodo che è un po' così, non baciato dalla fortuna. Una squadra che, nonostante le rivoluzioni tattiche in attacco fuori Saraniti, forse la prima panchina stagionale sì, del bomber Saraniti, ma il risultato non cambia. Ieri Valenti, criticato contro la Cavese, è stato
artefice di buone parate che comunque hanno impedito a un ottimo piemontese di trovare la rete. Ecco, un Akragas che è difficile comunque da interpretare in questo periodo, perché questi sono gli uomini che nella prima parte di campionato hanno saputo fare bene. Calo di concentrazione, demotivati forse dopo il Savoia, non si sa. Sembra che comunque questo campionato per l'Akragas si sia interrotto, si sia spezzato, si sia rotto il giocattolo dopo quel 18 gennaio, 19 gennaio. Mister Colucci, abbiamo ampiamente premesso il fatto che quest'Akragas comunque è andata al di là delle aspettative iniziali, però bisogna aprire anche un campo d'analisi più tecnico per quanto riguarda le ultime partite. Qual è il suo pensiero sul momento che sta vivendo l'Akragas? È un calo fisiologico? Lo si poteva aspettare oppure è successo qualcos'altro? Ma io intanto parto col presupposto per dire che l'Akragas fino adesso ha fatto bene, cioè nel senso che come si era programmata la stagione tra l'anno scorso che hanno vinto il campionato, quest'anno che se non aveva la sfortuna di trovarsi sulla propria strada questo blasone del Savoia, che ricordiamoci che ha speso il triplo di quello che ha speso l'Akragas, l'Akragas oggi sarebbe prima in classifica e avrebbe ammazzato il campionato. Però ora, valutando questo periodo, io mi sembra che l'anno scorso in questi tempi ci sia stato pure un po' di crisi. La sconfitta contro il Raffadale è arrivata il 27 gennaio, quindi quasi in corrispondenza con la stessa sconfitta. Crede lei che incida un po' la preparazione che Rivoli dà? No, a parte questo dico, c'è da valutare pure un'altra cosa, un altro aspetto, che i campionati sono due, non è uno. Il girone di andata è un campionato, il girone di ritorno è un altro campionato, perché poi le squadre si attrezzano a dicembre, si rinforzano e diventa più dura. Il girone di ritorno tu non puoi fare mai tutto quello che hai fatto, non puoi ripetere quello che hai fatto il girone di andata. Però secondo me, secondo il mio parere, il mio punto di vista, l'Akragas, a parte che ultimamente ha incontrato le migliori squadre, perché batte Pagliese, Cavese, e Savoia, diciamo, ha avuto pure Montalto, anche Montalto, perché è una squadra che si deve salvare, e fuori casa il girone di ritorno ti fanno tutta la guerra. Dico, secondo me, con certi accorgimenti poteva fare qualcosa di più di quello che ha fatto in queste quattro partite. Quindi delle colpe tattiche? Secondo me sì, io giudico le partite che ho viste, perché io non parlo mai per sentito dire oppure perché vedo le partite in televisione, io giudico le partite che ho visto di presenza. Io ho visto due partite, Savoia e Cavese ultimamente, e la batte Pagliese alcune domeniche fa. Il girone è andato addirittura, non alcune domeniche fa. Io dico, in queste due partite, secondo me l'Akragas, con qualche accorgimento, diciamo, in base a come erano impostate le squadre avversarie e per come si erano messe le partite, tipo quella con la Cavese, poteva fare qualcosa in più. Ecco, seguendo il suo ragionamento sul, prima di passare la parola al nostro Angelo Gelo, seguendo il suo ragionamento sulla modifica dell'assetto fondamentalmente che giunge dal mercato di dicembre, mettiamoci pure gli infortuni che ci sono, che sicuramente hanno il loro peso di giocatori chiave su tutti i buonaffini, io le chiederei, anche l'Akragas è intervenuta sul mercato a dicembre con degli acquisti che però forse stanno un po' stentando. Secondo lei aveva bisogno di qualcos'altro l'Akragas, magari di sostituzione proprio dello stesso Bonaffini, oppure bisogna dare tempo a questi ma ragazzi? Forse dopo l'infortunio di Bonaffini bisognava, poi si è aggiunto quello di Pellegrino, oppure dopo l'infortunio di Bonaffini secondo me bisognava puntare a prendere un buon centrocampista di categoria che faceva le differenze in mezzo al campo, perché Bonaffini lo conosciamo, è uno che fa la differenza. E poi c'è un altro discorso, sì, si fanno degli acquisti, però anche a questi acquisti bisogna dargli tempo di inserirsi. Molto spesso sono calciatori che non hanno giocato per buona parte del, sì, del torneo, quindi devono recuperare, è questo. Però come io il dico, caso di Nassi, per parlando esempio. Sulle due partite, secondo me, se volete vi spiego pure, vi parlo pure di quello che ho visto io, certo. Come si potevano aggiustare. Può darsi che non è che detto che e le partite si vincevano lo stesso facendo quello che penso io. Certo. Allora, partendo con la partita col Savoia, se il Savoia viene a giocare ad Agrigento, e io sicuramente, per me è stata una grossa delusione il Savoia, perché è una squadra che è prima in classifica, ti vai a giocare la partita, se tu vieni a vincere ad Agrigento, hai ammazzato il campionato, hai chiuso, se perdi ad Agrigento, se rimani sempre lì davanti, sei sempre primo.
Una squadra che viene qua, si viene a mettere, si mettono 11 giocatori nella metà campo avversaria, non è perché tu tieni le punte più avanzate, speri di fare gol, ti viene più facile fare gol, è peggio perché accumuli più gente dietro, perché la squadra avversaria non esce. Poi il tipo di gioco che ha fatto con questi lanci lunghi sempre sulla punta centrale, ma se lanci lunghi sulla punta centrale perché? Saraniti, forte di testa, anche che va a spizzicare queste palle, perché la deve spizzicare? Un trequartista dietro in appoggio non ce l'ha per fare la sponda, una punta a fianco non ce l'ha per fare un dialogo. Io ho visto che domenica scorsa, io in base a questo discorso che gli ho fatto di presenza a Rigoli, domenica scorsa, se vi ricordate bene, sul secondo gol, c'era Arena che era a fianco a Saraniti. Saraniti ha spizzicato la palla di testa sul rinvio del portiere nostro, l'ha spizzicata, l'ha data Arena, poi Arena l'ha data in corsa a Savonarola, che ha tirato. Aveva uno a fianco. Erano vicini. Dico, secondo me il gioco da fare era avere un po' di pazienza. Dici, sì, lui mi ha detto, io le mie squadre sono fatte sempre per attaccare, ma tutto, pure la Juventus attacca. Però quando la Juventus non trova spazi, che le squadre si chiudono, la Juventus che fa? Fa arretrare gli attaccanti, fa arretrare i centrocampisti, fa possesso di palla dietro, automaticamente la squadra avversaria deve un po' uscire, perché non vuole rimanere lane, e cerca di colpirla negli spazi, quei pochi spazi che ti lascia. Secondo lei il 4-3-3... Questa è la mia analisi che ho fatto io, sì, col Savoia. Il 4-3-3 di Rigoli, secondo lei, è il modulo più idoneo per le caratteristiche che ha l'Acragas? Per le caratteristiche che c'ha l'Acragas, sì. Ora mi ha estremizzato questo fatto di domenica scorsa con la Cavese. Io, levando le scuse degli assenti che... Degli la difesa a tre, fondamentalmente. Degli infortunati. Per me lo sbaglio è stato nell'impostazione tattica. Perché? Tu mi vai a giocare sapendo che c'hai Agatino, Chiavaro, per giocare con una difesa a tre. Perché gioca la Juventus è forte nella difesa a tre? La Juventus è forte nella difesa a tre perché nella difesa a tre tu ti vieni a trovare uomo contro uomo. Deve essere forte nell'uomo contro uomo. Tu avendo Agatino Chiavaro, che è infortunato, che non doveva giocare, e ha giocato al 50%. Un ragazzino juniores, e, come si chiama? Ferrante, che penso che non abbia mai giocato una difesa a tre. E l'altro Fontana, cioè con un attaccante come De Rosa che quando ti punta uomo contro uomo ti salta sempre, è un De Rossi sprecato a giocare alto. Cioè, che cosa ti serve su De Rossi giocare sulla fascia destra alto? Lui è un basso. Angelo, c'è anche da considerare il fatto che dopo tre minuti si trovò in 10 uomini in la Cavese, quindi l'uomo, sì, di fatto, l'uomo contro uomo potrebbe essere, cioè bisogna, sì, si può ricercare anche una causa psicologica più che tecnica, come giustamente segnalava il mister. Psicologica, mi sembra che l'Acragas spesso quando ha avuto diciamo qualche giocata sfavorevole, l'abbiamo visto spesso in casa, perché noi le partite le vediamo all'Esseneto, quando l'Acragas è stata messa in difficoltà, secondo me ha avuto molta paura. E quel gol preso in quel modo, il primo gol di De Rosa, secondo me ha un po' demoralizzato i difensori che si sono estraneati dalla partita, probabilmente temendo di subire un'altra azione di De Rosa, e l'hanno presa un minuto dopo, tant'è che quando De Rossi ha fatto quel passaggio arretrato in un punto morto del campo, prima di veder scattare i difensori centrali, è partito De Rosa. Riportando l'attenzione alla partita all'ultimo match, sì, contro il comprensorio Montalto, abbiamo visto un Valenti che ha di fatto salvato il risultato, però sì, gli striscioni dei tifosi erano, sì, secondo me questa polemica contro Valenti e la polemica contro l'Acragas da parte dei tifosi è fuori luogo. Questo è quello che penso io. Penso che la squadra in questo momento di difficoltà vada invece incoraggiata anziché presa di mira per quello che può essere un momento della stagione che capita a tutte le squadre. Ripeto, poco fa mister Colucci diceva che l'anno scorso l'Acragas in questo periodo aveva avuto un attimo di calo, già si parlava di chissà che, c'era il Gemini che stava rimontando. La stessa cosa un po' sta succedendo quest'anno, ci sono degli infortuni importanti, Bonaffini, Pellegrino, sono due pedine importantissime nel gioco di Rigoli, che conoscono il mister benissimo, ci giocano da tanto tempo, quindi sanno già da lui cosa devono fare in campo, e poi
Valenti. Valenti purtroppo ha trovato una giornata negativa, non è la prima che gli capita, è capitato anche, lo ricorderete benissimo, contro il Pomigliano, quel rinvio sbagliato di pugno di Valenti, la palla si è inarcata, lui ha sbagliato, insomma c'è stata una serie di errori che hanno consentito in quell'occasione al Pomigliano di accorciare distanze. Sono cose che per un ragazzo giovane come Valenti possono capitare. A questo punto io direi che i tifosi dovrebbero un attimino considerare pure quello che questa società ha fatto in questi due anni. Davide, cosa deve fare l'Akragas quindi per riportare il proprio cammino al passo di quello che era stato precedentemente? Sicuramente ciò che è da fare è quasi resettare, dimenticare quanto di buono si è fatto nella prima parte. Forse, non lo so, è stato motivo di forse gongolare troppo in quella parte, tornare un po' con i piedi per terra e forse, perché no, qualche rivoluzione tattica in campo per il mister Rigoli, quindi un nuovo modulo, magari cercare di inserire i nuovi acquisti, come ad esempio un Nassi che è stato troppe volte invocato in tribuna in momenti della partita in cui non si riusciva a sbloccare la partita, lui che è un uomo comunque d'esperienza, un uomo che ha calcato palcoscenici molto più importanti. Mister Colucci, chiedo brevemente se secondo lei le dichiarazioni di Rigoli nel post Akragas Savoia, di fatto uscendo allo scoperto dicendo il campionato lo vinceremo noi, abbiano in qualche modo sortito l'effetto contrario nei confronti della squadra. Ma secondo me lui ha sbagliato a fare queste dichiarazioni, ha sbagliato perché oltre ad influire non sono dichiarazioni da fare, anche se la squadra e Savoia è venuto qua e si è venuto a difendere, tu non puoi dire io se Savoia è questo io vinco il campionato, perché tu lo sai che Savoia non è questo, sono dichiarazioni che lui non doveva rilasciare. E nello stesso tempo ha caricato più l'ambiente di Agrigento, poi è successo che è venuta la mazzata, allora giustamente la gente si è trovata un pochettino delusa. Però io voglio dire un discorso, io quest'anno a fine campionato noi abbiamo invitato l'Akragas a San Biagio, io l'appello che ho fatto sempre ai tifosi è quello di non montarsi la testa, di stare tranquilli, già l'Akragas ha fatto un passo avanti, ha vinto il campionato dell'eccellenza dell'interregionale. Non pretendete subito di vincere il campionato di Serie D per andare in G, perché i campionati si programmano, può succedere che lo puoi vincere subito, ce lo auguriamo tutti, però l'importante è che la gente non si monti la testa e stia sempre vicino alla squadra, perché già l'Akragas ha fatto un passo avanti che ha vinto il campionato e quest'anno la gente deve stare tranquilla perché l'Akragas sta facendo un ottimo campionato. Non è che dobbiamo valutare le due partite e dimenticarci le due o tre partite e dimenticarci tutto quello di buono che ha fatto l'Akragas fino adesso, perché se l'Akragas, come ho detto prima, non aveva la sfortuna di trovare Savoia in questa strada, l'Akragas attualmente sarebbe prima in classifica con 7 punti di vantaggio, 8 punti, non so quanto sono dalla seconda, e niente, nessuno avrebbe niente da dire. E ricordando ai pochi telespettatori che non lo sapranno, Matteo Colucci nella stagione 79-80 con l'Akragas raggiunse proprio questa promozione dalla Serie D alla C, ovviamente in un calcio completamente diverso. Io le chiedo, a seconda della sua esperienza, quali siano i requisiti a questo punto per poter auspicare il salto di categoria a livello di programmazione? Bisogna spendere tanto, allora, o non è quella la chiave? Il campionato l'abbiamo vinto nell'80-81. Chiedo venia. Il primo anno avevamo 5 punti di stacco, il girone di andata, e l'ha vinto il Campania. Poi l'anno successivo è venuto Biagini, 80-81, abbiamo vinto il campionato, con una buona programmazione. Ci siamo programmati, perché noi già ci eravamo programmati l'anno prima per vincere il campionato, non ci siamo riusciti e non l'abbiamo vinto per caso, abbiamo costruito una buona squadra, già c'erano le basi dell'anno prima, si è costruita una buona squadra, c'era una buona società, come attualmente, l'organico della squadra mi sembra che sia stato fatto quest'anno, cioè niente da rimproverare, io non ho niente da dire, anche io mi posso solo lamentare se devo aprire un discorso extra, ragazzi, a livello personale, perché io avevo certi discorsi in corso con l'Akragas e si sono comportati male con me, con una persona che ha dato tanto all'Akragas, che è stata una bandiera dell'Akragas, una persona che ha rappresentato l'Akragas in tutte le parti del mondo, una persona, una società che ha un giocatore che è l'unico giocatore ad aver vinto 2 scudetti in terra straniera, non in Australia, in terra straniera,
mi era stato promesso un incarico in società. Cosa è successo? E non è stato mantenuto. In società? Io ho rifiutato quest'anno di andare a allenare la primavera a Crotone, in Serie B. Dove lei ha anche giocato, se non sbaglio. Ho giocato 4 anni a Crotone, sì, ho vinto 2 campionati. E l'ho rifiutata perché, parte per motivi di famiglia, perché sono stato in Australia da solo, già mi ero stufato di stare lontano dalla famiglia, e anche perché avevo un certo discorso in corso con l'Agragas di aspirare a un posto in squadra. Sempre dicendo col fatto che io, l'ho detto e lo ripeto, io mai allenerei l'Agragas. Quindi all'interno dello staff tecnico o dirigenziale? Questo lo devo ancora valutare. Questo dirigenziale, delle colpe ci sono sicuramente. Eventuale ruolo sarebbe stato all'interno dello staff tecnico, quindi vicino al campo oppure a dirigenziale? No, vicino al campo. Vicino al campo, di dare qualche consiglio, ma mai di pigliare e di fare l'allenatore. Perché io voglio chiarire questa cosa. Io da dirigendo ho fatto 5 anni. La gente si ricorda bene di me, di quello che ho fatto. Ho fatto 5 anni alla grande. E io l'allenatore da Agrigento non lo farei mai. Perché? Perché io quando vado allo stadio voglio che la gente si ricorda di Matteo Colucci per quello che ha fatto. Siccome oggigiorno fare l'allenatore è molto difficile, se le cose vanno male, poi ti cacciano, la gente si dimentica tutto quello di buono che hai fatto prima e si ricordano di quello che hai fatto dopo. Agrigento è pure una piazza, diciamolo, un po' difficile. Io questa cosa non l'avrei mai accettato. Perché secondo io volevo... me non si è concretizzato questo rapporto con l'Agragas? Forse sarebbe stata una presenza scomoda. Non lo so, io forse perché Matteo Colucci e l'Agragas ce l'ha nel cuore. Evidentemente in dirigenza, in società c'è qualcuno che non c'ha nel cuore Matteo Colucci o si è dimenticato quello che ha fatto Matteo Colucci per questa società. Non lo so, a me mi è stato promesso un incarico. Io ho rifiutato Crotone, ho rifiutato a Cammarata di andare con Renato Maggio, aspettando questo incarico. Il fatto sta che è da 4 mesi che si permettono loro di pigliare in giro una persona che ha fatto 20 anni di professionismo e 20 anni di dilettantismo. È quello che ha dato all'Agas. La cosa che a me mi è dispiaciuto è non aver avuto una risposta. O sì o no, non c'è niente, non si può fare, stop, chiuso. Non è che mi prometti, mi metti il contratto sul tavolo, pronto da firmare, e da 4 mesi che non ti fai sentire. Con chi ha a che fare? Con chi stai giocando? Con una persona che è una vita di calcio? A parte il calcio, dico con una persona, se siamo persone dobbiamo essere persone, dobbiamo parlare chiaro. Aggiorneremo i nostri telespettatori anche sui risvolti nelle prossime settimane. Chiederei a Gigi di andare a visionare la clip del match di Cava dei Tirreni tra Cavese e la capolista Savoia. Cosa, arriviamo subito dopo la clip e gliela faccio dire. La congeliamo. Prego Gigi. Era già successo a Messina, succede anche a Cava dei Tirreni. Sotto di 3 gol il Savoia torna a casa con un punto e anche questa volta la rete arriva nei secondi finali di gara. Savoia che interpreta bene la gara e parte con un paio di occasioni da rete. Prima Terracciano con questo calcio di punizione deviato in angolo. Poi Tiscione ancora da fermo con la palla insidiosa che viene scaraventata in corner. Da qui soliloquio della Cavese che comincia con questo colpo di testa di Pisano che finisce di poco sopra la traversa difesa da Maiellaro. Ci prova Scarpa in sforbiciata poco dopo la mezz'ora, ma la palla è debole. Sul finire del tempo arriva l'episodio che sblocca la gara. Continuo viene atterrato al limite d'area, ma l'arbitro lascia proseguire. I giocatori del Savoia sembrano ipnotizzati, quasi ad attendere l'interruzione del gioco. La Cavese invece continua a giocare, con Palumbo che porta palla e spara dai 25 metri. La botta è violentissima e si insacca alle spalle di Maiellaro con un uomo ospite per terra. Tutto continua tra le proteste degli ospiti che portano all'espulsione di Caro Tenuto dalla panchina. Il gol inietta linfa nei muscoli nei piedi Cavesi che dopo appena un minuto nella ripresa raddoppiano. De Rosa semina il panico sulla sinistra, mette una rasoiata dentro che Panariello appoggia sciaguratamente in rete. Blackout ospite che raggiunge il momento più basso qualche minuto dopo con l'ex capitano dell'Acragas, Gerlando Contino, che firma il gol del 3-0 su assist del solito De Rosa. Rivediamo il destro sporco di Contino, che beffa Maiellaro e chiude virtualmente il match. Sì, virtualmente, perché il Savoia, abituato a rimonte clamorose, Feola passa al 4-2-4 e Tiscione guadagna un calcio di rigore a 10 minuti dal termine. Dal dischetto va Scarpa che spiazza il portiere. Ancora il capitano carica sulle spalle la squadra e dopo un cross di Tiscione ribadisce in rete il gol del 3-2. Partita completamente riaperta, ma si avvia a lenta conclusione e quando sembra tutto finito Petricciuolo mette in mezzo un traversone che beffa incredibilmente il portiere locale.
assurdo l'epilogo di un match ad larghi tratti dominato dalla Cavese, con il Savoia che completa la rimonta e rimane a più 9 dall'Akragas. E come promesso facciamo chiudere la parentesi riguardante il rapporto tra Matteo Colucci e l'Akragas. Sì, ci tenevo a precisare una cosa. Io nel calcio, come in tutte le cose, non ho mai cercato raccomandazioni. E da una parte sono contento che questo affare con l'Akragas non è andato in porto, perché era una cosa voluta da una persona che mi aveva proposto. Cioè, in sostanza, non è che mi stava cercando la società. C'era stata un'intermediazione. C'è stata un'intermediazione di un grosso personaggio agrigentino a cui loro debbono dire grazie, se si trovano in queste condizioni, che mi aveva proposto, dice, ti interessa casomai l'Akragas? Come mi interessa? Parliamo di qualcuno in politica, per caso? No, non voglio scendere. Io dico di un grosso personaggio che loro debbono dire grazie. E a questa persona loro gli ha, dice, ti interessa? Come mi interessa? Io l'Akragas sempre ce l'ho nel cuore, figurati, sono qua. Questa persona mi ha telefonato, ci siamo dati appuntamento, gli hanno dato carta libera a questa persona, gli hanno detto faccia lei, quello che dice lei per noi va bene. Chiudendo, se domani mattina dovesse arrivare la chiamata, il dialogo potrebbe continuare da parte sua? Io penso, non lo so, dovrei decidere, valutare bene le cose, andare a verificare bene perché questa cosa non è andata in porto e poi valutare le cose. Grazie. Angelo Gelo, abbiamo visto la clip tra Cavese e Savoia, di nuovo il Savoia era già successo a Messina, 3-0 sotto, pareggia 3-3, una squadra che non molla mai. Un gatto dalle sette vite, già ne ha recuperate due, una col Messina e una col Savoia, con la Cavese, e effettivamente al di là di quello che si possa pensare... in questi casi il gol di Petricciolo sì, il 94esimo, fa capire chiaramente quanta fortuna ci voglia anche nel raggiungere certi risultati. Non credo proprio che lui avesse tentato di segnare da quella posizione, gli è andata bene, quindi ci vuole anche tanta fortuna, fermo restando che il Savoia è comunque una squadra superiore a quelle che affronta in questo girone di Serie D. Davide, dobbiamo cominciare a questo punto a voltare un po' quella che è la considerazione delle avversarie, cominciando a guardare alle spalle anziché ormai al primo posto. I numeri della classifica dicono questo. Il campionato virtualmente, matematicamente non è chiuso, ma guardando i risultati, gli ultimi risultati, un Savoia fortunato e anche tenace comunque nel cercare questo pareggio. Dicono questo, di guardarci alle spalle della Battipagliese in grande rimonta, guardarci alle spalle dell'Agropoli, forse il peggior avversario che poteva capitare in questo periodo, visto il periodo di ripresa. Speriamo che comunque un risultato lo si porti a casa, ovvero quello di non fare playoff, che in questo momento dovrebbe essere l'obiettivo della squadra. Playoff interna del girone, sì, ovviamente. Mister Colucci, lei si aspettava un Gerlando Contino immediatamente così in grande spolvero, appena acquistato alla Cavese, già decisivo da molte partite? Vabbè, Gerlando lo conosciamo, non è che non lo conosciamo. Gerlando per me è l'Akragas, senza nulla togliere agli attaccanti che c'è attualmente. Gerlando è uno di quelli che poteva rimanere benissimo quest'anno ad Agrigento. Un errore non confermarlo. E secondo me avrebbe fatto la sua parte, perché Gerlando, quando va in campo, oltre alle sue qualità, ci metteva pure quello che ci mettevo io quando giocavo nell'Akragas, che ero, mi reputavo un agrigentino, anche se sono della provincia, figuriamoci lui che era proprio di Agrigento. Era capitano e comunque anche detto a chiare lettere il suo dispiacere di non essere stato riconfermato. Ma difatti, perché ha fatto bene l'anno scorso, era un giocatore di qualità, un giocatore di categoria. Io questa sinceramente non l'ho capito. Poi gli allenatori, ognuno ha le sue idee, ha le sue cose. E magari vuole gente che conosce, gente fidata, che si fida principalmente, perché un allenatore, la prima cosa che cerca è gente fidata. Che ci sono tanti allenatori che si coprono le spalle, ma non penso che Ricole l'abbia fatto per questo. Ricole sicuramente l'aveva fatto perché aveva questi giocatori a disposizione che lui conosceva, pure Contino conosceva volendo, perché l'ha avuto l'anno scorso, gli ha fatto bene,
non so il motivo per cui non è stato confermato. Io personalmente l'avrei confermato. Angelo, il tuo parere personale, a un certo punto Savoia perdeva 3-0, alla fine ha pareggiato, in un ipotetico gioco dei sé, se l'Akragas avesse vinto portandosi a meno 7, secondo te sarebbe cambiato qualcosa oppure i giochi sono ormai totalmente chiusi? Io non voglio essere disfattista, però credo che, come diceva Davide, e come ho scritto io già un paio di volte, è meglio iniziare a tenere più la testa sulle spalle, stare con i piedi per terra, perché bisogna fare attenzione a chi sta dietro. Siamo in una fase del campionato in cui l'Akragas sta soffrendo un periodo molto negativo, tra infortuni, risultati che non arrivano, nervosismo in tutti i settori. Akragas tipo... che ha continuato a trincerarsi dietro, sì, il silenzio stampa, ricordiamo. Sì, continua a trincerarsi, sinceramente anche su questo non sono d'accordo, così come dicevo prima della protesta dei tifosi, non sono d'accordo su questa cosa, perché se un silenzio stampa avesse veramente portato una svolta nella partita contro il Montalto, allora avrei detto ben venga il silenzio stampa, se anche porta per tutto questo l'anno. Anche perché, appunto, anche per tutto l'anno, come dice il mister, però in effetti non porta nulla, non, tra l'altro. Quando ci sono state le dichiarazioni da parte dei tesserati dell'Akragas a qualunque livello, sono sempre state dichiarazioni molto tranquille. Certo, il mister, lo sappiamo, è uno che vuole caricare molto l'ambiente, dà un colpo alla botte, un colpo al cerchio, parla di squadra forte che può giocarsi il campionato, dall'altra parte parla anche di una squadra che è nata per fare un buon campionato, non per vincerlo, mettendo sempre davanti a questa formazione squadre come Battipagliese, Agropoli e Cavese, che effettivamente stanno dimostrando delle ottime squadre. Per cui, secondo me, l'Akragas farebbe bene a ricucire tutti i rapporti con tifosi, con la stampa, che poi è sempre stata dalla loro parte, perché c'è stato veramente ben poco di negativo, certo, di cui parlare di questa squadra. Quindi secondo me bisognerebbe riaprire i microfoni e riprendere un'attività normale e pensare soprattutto a concludere bene questo campionato. Ci sono ancora 11 partite e c'è da guardarsi le spalle, perché, come diceva Matteo Colucci, il girone di ritorno è un altro campionato, quindi scordiamoci il girone d'andata, facciamo un altro bel girone di ritorno e cerchiamo di arrivare il più lontano possibile alla terza in classifica ed evitare questi spareggi che poi servono solo per formare questa classifica virtuale che potrebbe portare poi ad una situazione mi preoccupa un pochettino, io l'ho detto già alcune settimane fa. Io ho avuto esperienza in passato con delle squadre napoletane. Noi l'anno che abbiamo perso il campionato col Campania avevamo 5 punti di stacco dal Campania, il girone di andata, il girone di ritorno abbiamo perso il campionato. Io questo glielo ho detto a Rigoli, lui dice che le partite si giocano in campo. Io purtroppo me ne assumo la responsabilità, mi sento di dire che le squadre napoletane non sono come le squadre siciliane. Ecco, quindi qui si apre una maglia che non, è un luogo comune. Si che aiutano, si aiutano parecchio. Io ti dico una cosa, se questa partita domenica l'Akragas avesse vinto a Montalto, il risultato era a favore dell'Akragas durante la partita Cavese-Savoia non sarebbe finita 3-3. Nell'attimo in cui è venuto fuori il risultato che l'Akragas stava pareggiando, una squadra che vince 3-0 non può pareggiare 3-3. Tra l'altro è una cosa strana. Allora, io gli ho detto a Rigoli, bisogna stare attento più fuori dal campo che in campo. Lui dice sente puzza di qualcosa che non sia puramente regolare. Nel napoletano le squadre si arrivano, noi ci facciamo la guerra. In Sicilia noi ci facciamo la guerra. Io mi posso dimenticare che l'ultima partita di campionato, ci giocavamo il campionato, c'era Nissa e Campania, noi giocavamo in casa, bastava che la Nissa e Campania pareggiasse a Caltanissetta e noi vincevamo il campionato. Il Campania è andato a vincere a Caltanissetta e sappiamo come ha vinto, abbiamo saputo dopo come ha vinto. Quindi mister, ci dobbiamo preoccupare, perché le squadre che seguono l'Akragas sono tutte campane. E appunto, siccome ci sono parecchie squadre campane, bisogna guardarsi.
Chiudiamo il computo analitico di questa 23esima giornata andando a vedere la maxi sintesi riguardante i gol delle altre partite di campionato, del campionato girone I della Serie D. Prego Gigi. Torniamo in studio volgendo subito lo sguardo al futuro, quindi leggendo il prossimo turno, andando ad analizzare quello che sarà il prossimo avversario dell'Akragas. Direi appunto di procedere con la lettura del prossimo turno che vedrà allo stadio Esseneto impegnate l'Akragas e l'Agropoli. Il Pomigliano ospiterà la Vibonese, mentre la Cavese ospiterà l'Interreggio. Città di Messina, Comprensorio, Montalto. Successivamente ci sarà Due Torri, Battipagliese, Licata, Nuova Gioiese, Rende, Ragusa non si disputerà, Savoia, Orlandina, chiuderà il turno Torrecuso Calcio contro il Noto. Davide Sai ha preparato una clip su quello che sarà il prossimo avversario dell'Akragas, un Agropoli che all'inizio era partito con i favori del pronostico, assolutamente disattesi, ma nelle ultime giornate abbiamo visto un'altra squadra. Davide. Come diceva mister Colucci, il girone di ritorno è un altro campionato e lo dimostra nei risultati dell'Agropoli in netta ascesa. Prego la regia con la clip di Davide Sai. Si torna all'Esseneto per cercare la vittoria che manca ormai da 4 partite, una striscia di 2 pareggi e 2 sconfitte che coincidono con il peggior periodo dei biancazzurri in questa stagione, un calo di rendimento sul quale gravano le tante assenze, un po' di sfortuna e qualche disattenzione tattica di troppo. L'avversario del prossimo turno sarà l'Agropoli, la squadra dell'omonima cittadina in provincia di Salerno, ad inizio stagione era stata inserita nella rosa delle possibili protagoniste del girone. Un inizio di campionato sottotono che ha portato all'esonero di mister Pietro Pinto, sostituito da Egidio Pirozzi, tecnico ebolitano fedele al 4-3-3. I campani, dopo una prima fase di stagione tra luce e ombre, sono riusciti a trovare la giusta quadratura riuscendo a stazionare in zona playoff. Fuori casa l'ex squadra di Ciccio Vitale nelle 12 partite disputate ha ottenuto soltanto 3 vittorie, 5 invece pareggi e 4 le sconfitte.
I Delfini, lontano dal Raffaele Guariglia, hanno segnato 18 delle 37 reti stagionali, subendone 16. È Michele Tarallo il giocatore più pericoloso degli azzurri. L'attaccante, classe 1980, ha un passato tra Serie D e C1 e in stagione è già andato a segno 10 volte. Altri pericoli potrebbero arrivare da Ragosta e Scogliamiglio. All'andata finì 2-1 con le reti di Saragniti e Dario Costa. Fu una partita dove gli uomini di Rigoli, oltre ad ottenere 3 punti, trovarono un'importante vittoria in trasferta che diede forza alle ambizioni dell'Acragas e consolidò il gruppo biancazzurro. Serviranno quella forza e quell'ambizione per cercare di scacciare via le paure. Mister Colucci, l'Agropoli è una squadra campana, cosa dobbiamo aspettarci? Io vorrei vedere quante punti ha fatto l'Acragas con le squadre campane. Fuori casa credo interessante. No, comunque a parte questo dico, l'Agropoli purtroppo, l'Acragas viene in un periodo negativo, è la cosa più... Forse è il peggior avversario che si potesse affrontare. Sì, in questo momento sì, in questo momento sì. Speriamo, io mi auguro che si ritrovi la serenità, la tranquillità. Faccio un appello ai tifosi di stare sempre vicino alla squadra, perché non ci può dire niente né alla squadra né all'allenatore, perché io ho parlato di queste due partite, però non ci dimentichiamo chi è Rigoli e quello che ha fatto Rigoli, alla società e i sacrifici che sta facendo. I tifosi devono capire quello che è successo domenica scorsa, e l'errore ci sta, l'errore del portiere, il portierino ci sta, perché gli fa buffone, c'è l'errore, figuriamoci, però lui è sbagliato perché non doveva andare sotto la curva, andare a fare guerra con i tifosi, non andare a fare la doccia, basta. Però dico, quello attualmente per uscire fuori da questa situazione, che poi io dico sempre che fin quando la matematica non condanna, nel calcio può succedere di tutto. Può succedere di tutto, bisogna ritrovare la tranquillità, la concentrazione, dimenticare questo periodo brutto, perché nell'arco dell'anno un periodo brutto c'è sempre, ce l'hanno tutto, niente di strano che il Savoia incappi in 3-4 partite che gli vanno male, perché nell'arco dell'anno il periodo brutto lo attraversano tutti. L'Acragas non deve dire, se avesse fatto di più, l'Acragas deve dare tutto. Poi se alla fine non riesce, non c'entra l'obiettivo, vuol dire che gli altri sono stati più bravi dell'Acragas, si ci fa un applauso, però noi abbiamo dato tutto. Angelo. Non bisogna dire è mancato per me, non abbiamo dato tutto, perché eravamo convinti che il Savoia a metà campionato già aveva vinto il campionato e ci siamo rilassati. Bisogna dare tutto fino alla fine. Prego. Sì, speriamo anche che in settimana si recuperi qualche giocatore di quelli importanti. Quantomeno nel reparto difensivo, che è quello che indubbiamente sta soffrendo di più, anche per via degli acciacchi di chi è in campo. Lo stesso Chiavaro non è al massimo della condizione, speriamo che recuperi Astarita, ha una grande esperienza in questi campionati, contro le squadre campane lui sa come comportarsi. E, insomma, poi ci vuole anche un po' di fortuna, speriamo che domenica arrivi un po' di fortuna tagliata come quello che ha avuto il Savoia domenica a Cava dei Tirreni. Poi ci auguriamo che termini questo momento di silenzio stampa, perché tutto sommato non credo che, come dicevo prima, ci siano stati grandi risultati. L'Acras deve continuare a lavorare come ha lavorato finora e si supererà anche questo momento difficile. E sorprese tantissime anche nel campionato di eccellenza, dove il Camarat a questo punto allunga nonostante un pareggio interno. Leggiamo i risultati. Con l'Alcamo che a sorpresa perde in casa per 2-0 contro il San Giovanni Gemini. A Campofranco il padroni di casa battono il San Sebastiano per 3-1. Camarat Raffadali, come detto, pareggio a reti bianche 0-0. Leon Fortese Sport Club Marsala 0-0. Roboante punteggio a Mazzara tra Mazzara e Profavara con un 4-3, la Parmonval batte la Folgore Selinunte per 2-0, vittoria esterna della Riviera Marmia, Rocca Caprileone con un 2-0, San Cataldese Serra di Falco 2-1. In classifica, come detto, a questo punto il Camarat porta a 4 le lunghezze nei confronti dell'Alcamo, che quindi è stata sconfitta, e rimane appaiata Leon Fortese e Parmonval. La Riviera Marmi va a quota 38, Serra di Falco e Sport Club Marsala 37, Atletico Campofranco 36, Rocca Caprileone
Caprileone e San Giovanni Gemini 29, Profavare e San Cataldese 27, Mazara 25, Raffa Dali 23, Folgore e Selinunte 13, chiude il San Sebastiano a quota 9. Prossimo turno vedrà impegnato l'Alcamo nella trasferta contro la penultima in classifica Folgore e Selinunte, Raffa Dali Mazara, Riviera Marmi in Profavara, Rocca Caprileone Parmonval, San Giovanni Gemini Atletico Campofranco, San Sebastiano San Cataldese, Serra di Falco Leonfortese, la capolista Camarat andrà a Marsale in casa dello Sport Club. E ricordando anche il connubio che ha legato sia il Camarat che Matteo Colucci e Renato Maggio, chiedo proprio al mister Colucci se dopo quella battuta d'arresto, una prima parte di campionato con un Camarat che sembrava avviato verso una vittoria in solitaria, simile a Kragas dell'anno scorso, poi le distanze si sono accorciate, adesso sembra tendenzialmente allungarsi un po' di più, lei cosa crede? Allora, io ieri ho visto la partita, sono stato a vedere la partita del Camarat, ieri il Camarat, ho parlato con Renato a fine partita, poi ho visto la partita, è incappato in una domenica storta, cioè effettivamente il Raffa Dali ha pareggiato, forse meritava qualcosina in più, però non ci dimentichiamo quello che sta facendo il Camarat, non ci dimentichiamo che il Camarat c'ha un organico dei ragazzini, è partito con un programma di salvezza e questo ne vale nella capacità di Renato Maggio. Un allenatore si vede pure in queste condizioni quando con una squadra in media-bassa classifica riesce a ottenere certi risultati per come li ha ottenuti, perché non ci dimentichiamo che attualmente il Camarat è primo in classifica. Chi lo vince il campionato d'eccellenza? Io mi auguro il Camarat. Perché sono legato al Camarat, però adesso si sono fatti sotto 3-4 squadre, come si è fatta sotto la Parmonval, c'è la Leonfortese che è una buona squadra, Parmonval, Leonfortese e l'Alcamo che deve recuperare ancora una partita e si potrebbe mettere già ad un punto. Però Angelo, esatto, e secondo te anzitutto si è aggiunta questa, se vogliamo, questa nuova forza che è legata alla Parmonval con il direttore generale Giovanni Castronovo, è entrata adesso proprio tra le pretendenti che potrebbero anche vincere il campionato? Ma sai, a questo punto, vista la classifica, se la giocherà pure la Parmonval, del resto sono 3 punti, se non vado errato, 3 o 4 punti di distacco. Adesso 4. 4 punti dal Camarat, 3 squadre lì dietro la prima in classifica che lottano, a questo punto non perdono le speranze, bisognerà vedere se la squadra aveva programmato un campionato così di vertice per vincerlo e quindi sì, se ha anche programmato. Te ne posso dare atto perché io parlando con Giovanni Castronovo mi diceva che poi l'hanno dimostrato che a dicembre hanno si preso, è rinforzata fatto, parecchio. Si sono rinforzate e loro puntavano a vincere il campionato. A questo punto la squadra che sinceramente la Profavara ha deluso però più di tutte il Profavara. Cosa è successo a Favara? Ma questo non ce lo so, cioè non riesco a tratti inspiegabile per non riesco per a spiegarlo nucleo. Perché se vado a vedere l'organico che c'ha il Profavara o che c'aveva anche prima di mandare via certi giocatori, mi stranizza come questa squadra non riesca, addirittura si trova in zona play-out. Sì, tipo, per me era la squadra favorita, per me era il Profavara, non lo so che cosa sia successo, l'allontanamento subito dell'allenatore dopo un paio di giornate, sì. Cambi di allenatore, cambi di giocatori, ma hanno preso tutti i giocatori validi di categorie superiori. Bisognava continuare con Filippo. Sembra quasi la stessa, per certi versi, l'Acragas di Montalbano che sì, era stata costruita per vincere, ha cambiato 30 giocatori nell'arco della stagione, esatto. Però per fortuna è rimasta sempre da questo lato della classifica e non invischiata. Quando succedono queste cose, purtroppo le cose ti vanno male perché tu puoi cambiare ancora altri 4 allenatori, puoi cambiare i giocatori. Ormai si vive un po' la giornata. Sì. L'annata è questa. Noi speriamo sempre che vinca il campionato una squadra della Grigentina. Insomma, in questo momento le avvisaglie ci sono. Il Camarat mi farebbe piacere perché ha fatto sempre degli ottimi campionati. Renato Maggio ha dimostrato di essere se lo merita poi. Un grande allenatore, l'ha dimostrato l'anno scorso che con la sua assenza, per me la squadra più forte che ha avuto il Camarat è stato l'anno scorso, però mancava Renato Maggio e si sono salvati, hanno evitato i play-out, l'ultima partita,
però era una squadra da secondo e terzo posto. Qual è il segreto di Renato Maggio, mister? Lei il segreto di Renato Maggio è intanto la competenza calcistica. È uno che riesce a tirare fuori tutto da un giocatore. È uno che riesce a costruire, a pigliare un giocatore da mezzo alla strada e farlo diventare giocatore. Prendiamo l'esempio di Michele Fragapane, che l'avete avuto qua da Chicena. Michele l'ha preso da mezzo alla strada lui. L'ha portato a Cammarata, questo non sapeva dare nemmeno due calci. Lui ha detto, convinto, io questo qua lo farò diventare giocatore. Poi la passione che c'ha, lui è dalla mattina alla sera al campo, cura tutti i particolari. Dico, io non parlo così perché lei. Io ho fatto 20 anni di professionismo, io sono stato orgoglioso, ho imparato tante cose da Renato Maggio. Sì. Tante cose da Renato Maggio. Ricordiamoci che Renato Maggio è uno che gioca con la difesa a tre, forse è uno dei primi, ora è uscito, sono usciti fuori anche a livello di Serie A. Cosa. Renato Maggio è 13 anni, 14 anni che è a Cammarata e che gioca con la difesa a tre. È sottovalutato secondo lei Renato Maggio? Cioè, no, Renato non è sottovalutato. Renato Maggio, secondo me, il discorso di Renato sono stati altri motivi, perché lui c'ha suo papà che è da solo a casa, bada lui con suo papà. E allora lui delle richieste le ha avute l'anno scorso, si deve sposare, si deve finire la casa, non si è potuto allontanare, però delle richieste le ha avute. Però io sono convinto che quest'anno Renato farà il salto di categoria perché, ci arriverà, secondo me. Perché se lo merita e ha tutte le carte in regola, perché io lo conosco come uomo e come allenatore. Intanto continua la grandissima corsa della Fortitudo Moncada Agrigento nel basket, quindi 12esima vittoria consecutiva a Recanati, in questo caso una vittoria per 57 a 65. La Fortitudo che si trova a questo punto prima in classifica, quota 34 punti, a 6 lunghezze di distacco dalla Bauer Matera e dalla Mobit Ferrara. Che hanno perso entrambe questa settimana. Esatto, entrambe sconfitte, quindi questo fondamentalmente va a significare un grande allungo. Chiedo ad Angelo Gelo, che segue anche la Fortitudo Moncada Agrigento, se è l'anno buono per il salto di categoria e probabilmente anche per il doppio salto di categoria. Io ricordo le prime dichiarazioni di Gianni a inizio stagione, tutto è partito in maniera così con un basso profilo, per come sempre. Per quello che sembra essere il carattere di Ciani, non è uno che si è esaltato mai, sebbene abbia vinto, abbia giocato due campionati, le ultime due stagioni, in maniera eccezionale. E secondo me un grandissimo merito ce l'ha anche Maier per i giocatori che riesce a scovare, anche ha indovinato veramente l'acquisto dell'americano di Cuome, che è veramente fantastico, è uno dei giocatori che sono più determinanti durante tutte le partite. Anche ieri, se non ricordo male, avrà fatto circa 17-18 punti, solo se non vado errato Mian ha fatto meglio di lui ieri, ma in partite precedenti anche è stato capace di fare 30 punti, quindi anche lì c'è una grandissima competenza da parte del direttore sportivo. E quindi adesso tutto sta andando bene e la squadra ha trovato il ritmo giusto, non perde più, non ha più contraccolpi durante i vari quarti dell'incontro. E a questo punto possiamo parlare 8 partite. Alla luce anche delle dichiarazioni iniziali, a questo punto si staglia una duplice via di considerazione. Parliamo di un miracolo sportivo, probabilmente di un tentativo di tarpare le ali e non mettere pressione all'ambiente. No, secondo me non c'era un tentativo di tarpare le ali, c'era proprio la consapevolezza di andare ad affrontare un campionato molto equilibrato, quindi al di là di quelle che sono state le prime giornate dove si è stentato, poi si è trovato il ritmo giusto, i giocatori sono entrati tutti negli schemi, anche la forma fisica è venuta finalmente ad esserci in molti giocatori, e quindi è iniziato a girare tutto. Poi infilare 10 vittorie consecutive, se non sbaglio sono 10, forse 12 comprese altre gare, ma se non vado errato sono 10 consecutive in campionato. Sì. E lì, insomma, a questo punto si va. Bisogna giocarsela fino alla fine, come... Però insomma, si fa bene a sperare. La Fortitudo è una delle squadre più in salute anche dal punto di vista
diciamo, societario, perché non dobbiamo dimenticare che la pallacanestro non è che sia uno sport dove si naviga chissà in quali situazioni floride economiche, anche in serie, cioè nelle serie superiori ci sono squadre in grande difficoltà, anche squadre che lottano per il campionato, che hanno difficoltà economiche, stentano a pagare i giocatori. La Fortitudo riesce anche in questo, e quindi questo sicuramente è uno sprone in più per i giocatori che danno anche il massimo in campo. Intanto continua il dominio del Ribera nel campionato di promozione. Davide, leggiamo un po' i sì, sconfitta in casa dell'Aquila San Michelese, che perde 1-2 contro il Calcio Canicattì. Atletico Gela, Libertas 2-1, Ribera appunto che vince contro lo Sciacca per 2-1, Jobbing Santa Croce perde in casa contro Usa Sport per 1-2, Mussomeli e Aragona pareggiano a reti bianche per 0-0, quindi, e Sporting Club Racalmuto Real Biscari 2-0. Classifica con il Ribera, saldo in testa 50 punti, segue il Mussomeli a 40, Sporting Club Racalmuto segue a 34, Calcio Canicattì 33, Libertas 32, Sciacca 29, Comiso 26, Appaiata 25 punti, Usa Sport ed Aragona, Atletico Gela 22, Jobbing Santa Croce 21, Accademia Empedoclina 20 punti, scusate, Real Biscari 10, Aquila San Michelese 7. Empedoclina, che ricordiamo in questa settimana ha fatto il cambio di allenatore, ha cambiato allenatore prendendo da Francesco Nobile. In prima categoria si riaprono i giochi con il Castel Termini che perde a Siculiana per 2-0, l'Atletico Corleone ha battuto il Cimina per 4-2, Cattolica Eraclea Real Unione 1-0, Milocca Milena Albatros Lercara 2-0, il Città di Agrigento non va oltre con lo 0-0 in trasferta contro il Nuova Città di Caccamo, il Prizzi batte il Rocca Palumba in trasferta per 0-3, Virtus Bivona Città di Giuliano 1-0, quindi in classifica Castel Termini in vetta quota 43, incalzata subito dal Prizzi a 42, e la Siculiana che fa il balzo quota 39. Il Città di Agrigento continua a navigare nella medio-bassa classifica quota 23 punti. Per quanto riguarda la seconda categoria, Davide? Sì, seconda categoria, dove l'Atletico Aragona perde in casa contro il Comunità Frontiera per 0-2. Gymnasium Tierramontana Mussomeli 2-4, Nova Campobello Atletico Raffadali 4-1, Ravanusa Polisportiva Palma 2-0, Sporting Nissa Castronovo è stata rinviata e ha riposato la nuova Villa Seta. Classifica quindi con il Ravanusa, primo a 37 punti, Sporting Nissa 33, Comunità Frontiera 31, Tierramontana Mussomeli 30, Castronovo 25. Sportiva Palma 21, Atletico Raffadali 20, Atletico Aragona 18, Nuova Campobello 13, Nuova Villa Seta a 11 e chiude il Gymnasium ancora a 0 punti. Io chiuderei con una postilla riguardante il calcio australiano, visto che abbiamo qui il nostro Matteo Colucci. In questi giorni è successo anche un po' di caos all'interno del Sydney con Del Piero, insomma anche un po' di manovre interne, anche c'è stato il sollevamento dei giocatori. Il calcio australiano in questo momento, secondo lei, è ben più... è diverso rispetto a quello che ha trovato lei? È cresciuto oppure no? Ma io vedendo certe squadre, secondo me è andato più indietro che avanti. L'unica cosa forse che è cambiata è che ora c'è professionismo, mentre prima non c'era professionismo. Che mi ricordo quando ci giocavo io eravamo 14 squadre, ora sono 10 squadre. E venivano dei giocatori, perché in Australia c'è giocato Colombo, Icardi, Graziani, Berti, Benny Carbone, Trevor Francis, Sumunes, c'era Bobo Vieri, Roberto Vieri, poi il figlio è cresciuto lì, Christian. E dico, secondo me, io ho avuto quest'estate il modo di andare a trovare, che come sapete ha fatto Jesolo, a trovare l'amico mio Farina, che è l'allenatore, giocava con me nel Marconi. Allora sono andato a trovare, ho parlato con Del Piero, che mi ha pure rimproverato come mai non ho vinto il terzo scudetto, ne ho vinte due, dice come ti sei fatto scappare il terzo? Ho detto, vabbè, io il terzo l'ho vinto, tu almeno uno vincilo. Che sensazione le ha dato Del Piero? Persona eccezionale, guarda, figurati che lui a Jesolo non stava con la squadra, lui stava in un altro albergo con la famiglia, la squadra stava da una parte. Poi questo amico mio, l'allenatore, gli ha detto guarda che deve venire un amico mio dalla Sicilia, un compagno di squadra mio che porta il figlio, il bambino che vuole conoscerti. Si è fatto trovare in albergo, è venuto appositamente la squadra, siamo stati un'ora assieme a parlare, a chiacchierare del calcio agrigentino, dove giocavo, tutta la storia mia, ha voluto sapere pure. Ti dico, campione in campo e campione fuori campo.
persona eccezionale, squisita, umile, ti dico una cosa, eccezionale. Come hai vissuto in Australia il calcio? Allora, ai tempi miei il calcio non era tanto seguito perché lo sport principale è il football australiano. Però i playoff erano molto seguiti, perché io ho fatto 3 finali che c'erano 40.000 spettatori, anche i playoff si viaggiava sui 15-20.000. Durante l'arco del campionato venivano quei 7.000-8.000 spettatori, perché lì lavoravano tutti, capito? Il calcio era una seconda cosa per un giocatore. Io lo facevo, sono andato con la professionista per fare solo il giocatore, ma gli altri locali erano tutti che lavoravano, si allenavano 4 volte alla settimana, ci allenavamo. Però dico, è stata una grossa soddisfazione, perché io attualmente, visto che adesso mi dovranno invitare a una trasmissione nazionale, perché sono l'unico giocatore italiano di tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie A, alla terza categoria, ad aver vinto 2 scudetti in terra straniera, perché c'è stato Toni che ne ha vinto uno con Bayern Monaco. Ora c'è stato l'unico che mi può eguagliare quest'anno, è il futuro centrocampista della nazionale, Verratti, in centro al campionato. E dico, sono sempre belle soddisfazioni che io mi porto dietro. Ora a giorni uscirà un articolo sul Corriere dello Sport, ne è uscito uno sulla Sicilia, sulla pagina regionale. E dovevano invitarmi a quel programma di Petrolla, lo sai che, ma sì, ne hanno parlato pure di questo discorso, loro già erano corrente, e spero di ricevere una telefonata che si stanno impegnando per farmi andare direttamente addirittura della domenica sportiva. Chiudiamo con il risultato di un'altra grande realtà dello sport agrigentino, che riguarda la Cragas Volley, che batte la Camontella per 3-1. La Cragas Volley, che quindi domina in questo momento il campionato, quota 35 punti. Le lunghezze rispetto alla Guerriero Luvo, sono di 3 punti, quindi è quota 32, insieme al Marsala e al Volalto. E a questo punto ringrazierei assolutamente mister Matteo Colucci, grazie di essere stato con noi. Posso dire l'ultima cosa? Prego, assolutamente. Giusto per chiudere, sì, per dire che cosa attualmente sto facendo. Io è l'incarico che volevo dall'Agregas, era quello di fare, io siccome ho fatto un anno l'osservatore per una squadra di Serie B Cittadella, attualmente mi chiamano delle società tipo il Crotone, il Brescia, il Modena, e gli vado a vedere le partite e gli faccio le relazioni. Era questo un discorso che volevo fare, aprire inizialmente con l'Agregas, dato che era un campionato nuovo, di andare in giro a vedere queste squadre che dovevano affrontare la società la domenica successiva e fare le relazioni all'allenatore di come giocava la squadra con tutte le caratteristiche che avevano. In un primo momento è stato accettato e poi non è stato più accettato, non so il motivo. Vedremo cosa succederà, le auguriamo il miglior proseguo della sua carriera. Arrivederci ad Angelo Gelo, grazie mille. Grazie a voi invito. Davide, un'altra cosa, scusa, un'ultima prego, cosa. Prego. Allora, premesso che io ho 57 anni, sono da 4 anni in pensione con i contributi del calcio che mi ha dato tanto, io ho dato tanto al calcio, poi è giusto che il calcio mi restituisca quello che ho dato. Tutte le soddisfazioni di questo mondo me ne sono prese, anche se non sono riuscito a giocare a certi livelli in Serie A in Italia, perché tutti dicono che ci potevo giocare. Il primo Arcoleo l'altra sera in una trasmissione l'ha detto che fino alla Serie A mi poteva stare stretta. Le soddisfazioni me le sono prese, quello che farò da adesso in poi sono cose che le faccio perché me le sento nel cuore, come quello di avere la passione di rimanere attaccati, che ce l'ho nel cuore, era un discorso nemmeno economico, perché non si è discusso nemmeno di cose economiche. Grazie mille mister. Davide, siamo in chiusura. Arrivederci a lunedì prossimo. Ci vediamo lunedì prossimo, buona serata.